Ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi parliamo di come si anticipano gli esami all'università. Allora, come sapete, ogni corso di laurea ha un piano di studi. Il piano di studi è praticamente la suddivisione dei corsi per ogni anno accademico. A volte capita di frequentare la stessa facoltà in atenei diversi e di avere una diversa suddivisione, per esempio matematica, io l'ho fatto al secondo anno, altri lo fanno al quarto, eccetera, eccetera. Oppure, per esempio, io ho fatto un solo esame di matematica, ditemi voi quanti ne avete fatti, però conosco persone che hanno fatto anche due, tre esami di matematica, semplicemente perché io ne avevo un esamone da 13 crediti, magari altri atenei hanno fatto la scelta di suddividere in esamini più piccoli. Comunque, bando alle ciance, come si anticipano gli esami? È una possibilità che non tutte le università danno, infatti dovete informarvi, la prima cosa che vi consiglio di fare è consultare il regolamento della vostra università, perché ci sono appunto, possono esserci diverse varianti a questa possibilità, ci sono atenei che non lo permettono proprio, ci sono atenei che vi danno una soglia minima di CFU da raggiungere per potervi permettere di anticipare gli esami. Come funziona a Udine? Allora, io ho anticipato diversi esami, soprattutto l'ho fatto nel periodo del lockdown del 2020, perché per non impazzire in quarantena mi sono sfogata sullo studio e devo dire che ho fatto molto molto bene, perché i benefici del mio anticipare esami li sto vedendo anche adesso, insomma. Allora, come si fa? Noi semplicemente, quando decidiamo di voler anticipare un esame, ci informiamo sul programma. Ovviamente è difficile frequentare un corso di anni successivi al proprio, perché gli orari non si incastrano. Quando l'ho fatto io in quarantena, le lezioni erano online, erano registrate, quindi era più semplice. Ma comunque ho anche anticipato esami senza poter frequentare le lezioni e per farlo ho studiato il programma da non frequentanti, semplicemente scrivendo al professore via mail dicendo: guardi, vorrei fare il suo esame, mi dica che cosa devo studiare, tenendo conto del fatto che non posso frequentare le lezioni. Noi prevediamo, appunto il nostro ateneo prevede questa possibilità per regolamento, quindi i professori sono tenuti a risponderci, insomma a darci questa opportunità. L'unica cosa che non possiamo fare è anticipare gli esami di inglese, semplicemente perché gli esami di inglese, a differenza di tutti gli altri, sono propedeutici, quindi dobbiamo per forza farli in ordine, prima inglese 1, poi inglese 2, poi inglese 3 e così via. Tutti gli altri esami possiamo anticiparli tenendo conto del fatto che c'è bisogno prima dell'approvazione del laboratorio. Noi tantissimi esami a formazione primaria hanno il laboratorio. Nel caso in cui non si possa frequentare il laboratorio, sempre a Udine, c'è la possibilità di svolgere l'elaborato a casa o singolarmente o in coppia, mettendosi d'accordo con un altro non frequentante che vuol fare l'esame. Quindi, ad esempio, io ricordo di aver anticipato l'esame di didattica speciale, che è un esame del quarto anno, quindi che avrei dovuto fare proprio in questo periodo, l'avevo anticipato quando ero al secondo anno, e il laboratorio era redigere una parte di PEI, mi sembra, una sezione del PEI. Il professore mi aveva dato le istruzioni via mail, io l'avevo fatto, avevo inviato il mio elaborato, poi mi ricordo c'era qualcosa che non andava, lui mi aveva appunto inviato il feedback, io avevo modificato, insomma si va avanti così finché non si ottiene l'approvazione del laboratorio. A quel punto ci si può iscrivere all'appello, non prima. Una cosa, ma quindi anticipando gli esami ti puoi laureare prima? Ebbene no. In realtà non si può, perché noi siamo iscritti a un corso di laurea magistrale di 5 anni e quindi non può durare meno di 5 anni. Io non posso, io mi sono immatricolata nel 2000, aspettate,
Nel 2018, settembre 2018, io non posso laurearmi prima proprio, cioè prima dell'ottobre 2022 in realtà, cioè prima dell'iscrizione al quinto anno, perché la durata legale deve essere quella. Per legge, cioè non si può proprio fare, cioè non è che uno corre come un pazzo per laurearsi uno o due anni prima, ok? Ma allora, perché anticipare? Che senso ha anticipare gli esami, andare di corsa, eccetera? Allora, secondo me ha senso e vi spiego quali sono i due motivi principali. Allora, il primo motivo sicuramente è quando capita di avere dei momenti più tranquilli. Non lo so, per esempio d'estate a luglio, se uno non ha niente da fare, si mette sotto l'ombrellone con un libro piuttosto che col cruciverba e anticipa un esame in sessione autunnale, ok? Per me il momento tranquillo, io non ho mai anticipato esami d'estate, non ho mai voluto, conosco tante persone che hanno fatto hanno studiato ad agosto per poi anticipare esami a settembre, io non l'ho mai fatto perché a me ad agosto prende la pigrizia, a luglio quando chiudo la sessione estiva per me è finita. Per me il periodo tranquillo, forzato, è stato il lockdown del 2020, in quei 3 mesi io ho anticipato forse 4 esami, però semplicemente serve perché quando appunto si hanno questi periodi di maggior tranquillità, maggiore relax, ritmi più rilassati, ci si avvantaggia, tenendo conto del fatto che essendo questo un corso di laurea molto strutturato in cui ci sono tante cose da fare, magari ci si lascia più tranquilli dei periodi futuri. Per esempio adesso io in questo semestre ho tecnicamente un solo esame da fare, perché tutti gli altri me li ero anticipati, e questa cosa mi serve perché posso dedicare maggior tempo con più concentrazione, più rilassatezza al tirocinio, visto che le progettazioni di tirocinio sto facendo il T3 in questo momento, le progettazioni sono abbastanza appunto complesse, quindi mi sono avvantaggiata 2 anni fa per poter adesso avere dei tempi più distesi, perché considerate sempre che o avrete dei periodi pieni oppure avrete semplicemente voi dei periodi in cui avrete meno voglia, e quindi anche se bisogna sempre averla, pensare in prospettiva, no? È come fare degli investimenti. Io ho investito energia durante il lockdown del 2020 per avere benefici adesso. Magari in quel momento ero affannata ed ero piena fin sopra i capelli, però adesso sto appunto vedendo il lato positivo. Il secondo motivo, ancora più a lungo termine, è mi avvantaggio, anticipo gli esami per arrivare poi ad avere un periodo in cui concentrarmi esclusivamente sulla tesi. E anche questo è un validissimo motivo. Cioè voi pensate dover scrivere la tesi e doversi preoccupare degli ultimi esami in contemporanea alla stesura della tesi deve essere un grande impegno. Invece avere finito gli esami e poter dedicare, che ne so, 5 mesi, 6 mesi solo alla tesi al 100%, facendo tutta la ricerca bibliografica eccetera, è comodo, indubbiamente, no? Quindi, se si può, perché no? A me è capitato di dire su Instagram che ho anticipato degli esami e ci sono state persone che mi hanno detto: ma scusa, se non ti puoi laureare prima, chi te lo fa fare? È per questo, in realtà. Vi consiglio sempre di guardare avanti, cioè fate delle scelte in prospettiva. Semplicemente, vi dico, anche l'anno scorso, per esempio, ero al terzo anno, al secondo semestre avevo 2 esami da fare perché gli altri me li ero già giocati prima. E semplicemente a volte avere un semestre più tranquillo aiuta, perché uno, tenete anche conto del fatto che 5 anni sono lunghi, potete anche passare a livello personale dei momenti difficili in cui avete poca voglia. E quindi, insomma, il mio consiglio sicuramente è, tenendo conto del fatto che nessuno vi farà laureare prima, però informatevi e se c'è questa possibilità cercate di sfruttarla. Un solo appunto, fatelo con criterio.
Considerate che c'è sempre un motivo se un esame viene messo al secondo anno piuttosto che al quinto, eccetera. Quindi faccio un esempio. È inutile fare l'esame di didattica speciale prima di aver fatto didattica generale, perché se uno non ha prima le basi, cioè, cosa vai a fare l'esame più specifico prima di quello generale? Cercate sempre di anticipare con un certo criterio. Io al secondo anno ho anticipato didattica speciale, che sarebbe stato al quarto. L'ho fatto perché al secondo anno avevo fatto anche pedagogia speciale. Avevo già fatto pedagogia e didattica generale e mi è sembrata una scelta logica comunque associare nella stessa annualità pedagogia e didattica speciale, tanto più che erano, corsi tenuti dallo stesso professore. Cercate sempre di farle con logica le cose, onde evitare di trovarvi male nello studio. Quindi io spero di avervi dato tutte le informazioni necessarie. Fatemi sapere com'è il regolamento della vostra università, se vi è data questa possibilità e a quali condizioni, perché sono anche, insomma, curiosa. E noi a Udine, appunto, ce l'abbiamo e cerchiamo di sfruttarlo. È una cosa effettivamente molto comoda, è una scelta che fanno tanti, tanti ragazzi, anche a livello, vi dico la verità, anche a livello strategico, nel senso che a me è capitato che mi venisse suggerito di anticipare un certo esame piuttosto che un altro, perché mi è stato detto magari, non lo so, c'è questa tipologia di programma, poi il programma cambierà e magari sarà più complesso, ti conviene farlo adesso se hai tempo. Cioè, ci consigliamo anche molto rispetto a queste scelte ed è una cosa che vi consiglio di fare. Parlatevi anche con quelli che sono di annualità successive per cercare appunto di farvi un vostro piano strategico. Di fatto, praticamente a Udine non siamo tutti allo stesso punto. Ci sono persone che hanno già fatto, io per esempio ho già fatto due esami del quinto anno. Ci sono persone che hanno fatto degli esami del quinto, gliene manca qualcuno del secondo, perché poi di fatto ognuno si costruisce il suo piano di studi. Questo genera un po' di confusione. Però, secondo me, permette di essere padroni al 100% di quello che si sta facendo. E niente, quindi io spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo. Ciao!